Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video, sempre sul nostro Call of Duty World War 2. Siamo qui per farvi vedere, a parte un'arma fortissima che guardate, l'MG15, un mitraglione leggero, raga, che secondo me è una delle armi più forti del gioco, perché ha una cadenza di fuoco elevata e poi rinculo quasi inesistente e una marea di colpi. L'unica pecca è il tempo di ricarica, però è un qualcosa di impressionante veramente, ragazzi. Siamo su Flag Tower, dovrebbe essere la mappa. Siamo con una classe diversa, se non erro siamo con la corazzata o con gli spedizionieri, non ricordo la divisione. Però, raga, voglio far vedere quest'arma quanto cavolo è forte. È un qualcosa di... non so. Prima andata, guardate che ratio di fuoco. Ok, siamo morti male. Questa mappa non è l'ideale, che è molto stretta, però... secondo me può dare i suoi frutti quest'arma. Vorrei metterli il mirino più là. Mi manca fuoco rapido da sbloccare. Guardate, gli ho messo caricatore aumentato e arriva ad avere 75 colpi. Quindi raga, mi lascio solo immaginare avere 75 colpi nel caricatore cosa vuol dire. L'unica cosa è che ha già un po' di fuoco rapido, quindi finiscono subito i colpi. Ok, questo qui non ci ha proprio visto. Uno. Ecco uno. Vediamo se non sponge qualcuno. Non c'è nessuno. Raga, non spona nessuno adesso. Però qui il loro spawn. Eccoli, la nostra vittima. Vedi, ve lo spia chiamato. Siamo in serie da 5. No, sto ricaricando. Qui ci muoio, guardate il tempo di ricarica. Per fortuna mi hanno salvato il culo gli alleati. Lo lasciamolo andare, tu muori. Non mi ha visto quello lì, mi ha visto, tu muori. Guardate, è un qualcosa di fenomenale, raga. È forte quest'arma. Guardate, non vi dà il tempo di far nulla, guardate. Voi non vi credete, guardate cosa sto combinando. E qui devo switchare un po' perché sono in serie, non vorrei morire. Aspettiamo un po' gli alleati che mi coprano. Buona, 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 buona. Dai, cambia spawn. Paracadutisti, raga, paracadutisti. Raga, troppo forte quest'arma. Io ve lo sto dicendo. Io vi dico di provarla perché è un qualcosa di fenomenale. Prendiamo qualcuno lì. Bella. Ok, cambiato lo spawn. Beh, cambiamo un po'. Siamo a senza anima. Li stiamo distruggendo. Difficilmente vado in serie del genere io, eh. Perché non mi concentro molto. Questo è un mio brutto errore. Non mi concentro quando gioco e questo mi porta a non fare buone prestazioni spesso. Ed ecco cosa mi porta anche a mancare degli obiettivi in game. Siamo già alla fine, ragazzi, non penso riesco a fare nemmeno la nuclear. Purtroppo se Deathmatch hanno deciso di metterla a 75 e questo è un po' una fregatura, soprattutto per me che ho difficoltà. Guardate ragazzi, ma brutale, 25 kill abbiamo fatto e la partita sta per finire. Guardate, mancano 3 kill. No raga, una nuclear mancata in live con l'MG15. Potevamo fare qualcosa veramente di epico in live. Colpa delle partite che durano fino a 75 punti, raga. Non ho parole, eravamo a 25 kill di fila. Quindi avremmo dovuto finire la partita 26-1 perché sono morto solo una volta dopo aver fatto una kill. Vediamo se non mi sbaglio. Raga, 26-1. Eravamo in serie per la nuclear e la partita è finita a 75. Se finiva a 100 potevamo farcela. Bene ragazzi, con un po' di amaro vi saluto qui.
E mi dispiace che potevamo fare veramente qualcosa di bella, però spero di avervi fatto vedere quest'arma veramente fortissima, che io mi ci trovo troppo bene. Abbiamo finalmente sbloccato fuoco rapido. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate di quest'arma e soprattutto se l'avete provata. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci si becca al prossimo video. Bella!